Alla fine Atalanta e Lecce non sono riuscite a scongelare lo 0-0 iniziale. Ad osare di più è stata l'Atalanta, scolpendo sui pali della porta di Julio Sergio i segni più importanti dei suoi tentativi, firmati da Marilungo e Peluso. Per il tecnico giallorosso Cosmi era importante uscire indenni dallo stadio bergamasco. Mi piace raccontare le partite per come sono, insomma, quindi il primo tempo l'Atalanta ha giocato meglio di noi, ha fatto più di noi e meritava di andare in vantaggio. Questo è un fatto innegabile, insomma. Adesso bisogna stabilire, noi sicuramente non eravamo entrati in campo con la giusta, non dico concentrazione, però col giusto atteggiamento e anche come organizzazione di gioco eravamo troppo spaventati. Il tecnico dei Salentini ha dovuto rinunciare a Carrozzieri, squalificato Benassi, Grossmüller, Tomovic e Ofere. Dal primo minuto Bojinov preferito a Muriel. Nell'Atalanta con Consigli e Frezzolini fuori causa e Pulito a difendere la porta dei bergamaschi. In attacco Marilungo per Gabbiadini, inizialmente in panchina, out anche Tiribocchi, Capelli, Bellini e Bonaventura. L'Atalanta è più intraprendente mentre il Lecce denuncia qualche limite di troppo con le iniziative giallorosse che si insabbiano ai 25 metri dalla porta avversaria. I padroni di casa vicini al vantaggio al 21esimo. Disimpegno errato dei giallorossi, Marilungo in aria calcia e colpisce il palo. Schelotto sempre attivo sulla propria fascia, all'esterno mette in mezzo un pallone che arriva sul secondo palo dove Peluso calcia incredibilmente sul palo. Il Lecce non riesce a verticalizzare, a innescare i suoi attaccanti. Bojinov vaga nel deserto, Quadrado e Brivio non offrono assistenza. Al quinto del secondo tempo Colantuono sostituisce l'infortunato Lucchini con Raimondi, anche Cosmi costretto a cambiare. Esposito non ce la fa al suo posto di Matteo all'esordio in giallorosso. Brivio agisce da terzo mancino di difesa. Al 13esimo Cazzola prende il posto di Carmona. Al 14esimo arriva il momento di Luis Muriel che rileva Bojinov. Al 26esimo l'ex Marilungo lascia il posto a Gabbiadini. Il Lecce è lezioso e superficiale in attacco. I giallorossi perdono palle e consentono all'Atalanta di partire in contropiede su uno spiovente in area. Denis leggermente trattenuto da Blasi. Per Gervasoni tutto regolare. Nell'occasione c'è giallo per proteste a Stendardo, altro ex. L'Atalanta rispetto al primo tempo rifiata e soprattutto diserta le corsie esterne. Quando Schelotto trova una via di fuga a Miglionico, lo stende viene ammonito. Punizione per l'Atalanta. Dalla destra calcia Gabbiadini, Julio Sergio devia. Cosmi si gioca il terzo cambio inserendo Bertolacci per Di Michele. Lecce con una sola punta, Muriel, il quale fa arrabbiare tantissimo Cosmi quando ignora Blasi liberissimo per il tiro. La partita finisce 0-0 domenica prossima alla Via del Mare. Il Lecce ospiterà il Siena, fischio d'inizio alle 12.30.